Ciao a tutti, in questo video su Notion parleremo di che cosa sono i blocchi. Questo è il terzo video su Notion, il primo è un overview dello strumento, il secondo parla di che cosa sono le pagine, come crearle, che cosa si può fare e in questo entriamo più nello specifico di che cosa sono i blocchi, appunto. I blocchi praticamente sono tutto in Notion perché vanno a riempire le nostre pagine con diversi tipi di contenuti, dalle immagini ai testi, ai database, a molto di più. Se questo argomento ti interessa, se ti interessano i tool di digital marketing in generale, ti consiglio di seguire questo canale, iscriverti, anche iscriverti a tutte le community su Facebook, su Telegram e sui vari social. Lascio tutti i link in descrizione che puoi andare a cliccare in caso volessi iscriverti. Adesso non ci resta altro che entrare nella dashboard di Notion e vedere che cosa sono i blocchi. Ed eccoci qui all'interno della nostra dashboard di Notion, andiamo a vedere appunto che cosa sono i blocchi, come si creano, quali sono, eccetera, eccetera. Partiamo dalla nostra pagina di esempio che abbiamo usato anche per vedere che cosa sono le pagine e iniziamo a creare il nostro primo blocco. Cliccando all'interno della pagina vedremo che ci uscirà un suggerimento di digitare lo slash per i comandi. Allora lo facciamo. E vediamo che appunto possiamo inserire una serie di blocchi. I più semplici sono testo, pagina, to-do list, titolo, una tabella, liste puntate, liste numerate, eccetera, eccetera. Vediamo che ce ne sono tanti fino ad arrivare ai database, ai media, e a fare embed di altre app. Iniziamo quindi con le cose più semplici, andiamo a inserire un po' di titoli. Per inserire i titoli abbiamo visto basta digitare slash e poi iniziare a scrivere heading oppure andarlo a selezionare fra i vari blocchi. Inseriamo una serie di titoli. Perfetto, che cosa possiamo fare? Una volta che abbiamo creato questi titoli possiamo anche andare a cliccare su questi sei puntini sulla sinistra e vediamo che si possono fare diverse cose. Una cosa che vediamo subito è quella del colore. Si possono quindi decidere dei colori diversi, per esempio possiamo inserire questo titolo in verde o addirittura possiamo anche decidere di cambiare il background, quindi possiamo fare questo titolo con un background giallo. Questo semplicemente per migliorare un po' il layout e per renderlo più ordinato. In questo caso allora andiamo a fare tutti i titoli con un titolo nero con un background giallo. Perfetto, ora possiamo inserire altri blocchi. Non c'è bisogno sempre di scrivere slash e andarli a cercare in realtà, perché ci sono anche delle scorciatoie per ogni blocco. Adesso ne vediamo solo alcune, ma si possono cercare all'interno della knowledge base di Notion e troverai tutte le scorciatoie. Chiaramente scrivere normalmente è un testo e non c'è bisogno di nessuna scorciatoia. Per creare una lista, ad esempio, di bullet point, basta inserire il trattino e spazio e si creeranno delle bullet list. Invece, per creare una lista numerata che possiamo andare a mettere sotto il 2, basterà inserire il numero seguito da un puntino e poi con lo spazio e invece per creare una lista con un toggle, quindi la possibilità di aprire e chiudere, si potrà inserire il segno di maggiore e poi lo spazio. Quindi possiamo scrivere lista toggle 1. All'interno di questa lista noi possiamo inserire diverse cose, quindi del testo, altre liste e anche liste puntate, eccetera, eccetera. Tutto questo senza dover andare a scrivere slash. Questo toggle si può chiudere e facendo invio possiamo creare un'altra voce. Non esistono ovviamente solo le liste su Notion, prima abbiamo visto che si possono inserire i titoli. Non c'è bisogno di andare a digitare slash, ma possiamo inserire il cancelletto seguito da uno spazio e sarà il titolo 1.
Per quanto riguarda invece il titolo 2, quindi il heading 2, basterà inserire due cancelletti. Ah, con la stessa logica il titolo 3. Quindi sono titoli con un ordine gerarchico ed è molto semplice andarli a inserire. Un'altra cosa carina sono le quote, quindi citazioni che si possono inserire digitando le virgolette e spazio. E per ultima cosa in questo video vediamo le to-do list, inserendo apri parentesi quadra, chiudi parentesi quadra, to do, eccetera. Quindi esistono molte scorciatoie e come vedi si possono fare diverse cose e nella pagina si possono inserire diversi blocchi. Una tipologia particolare di blocchi sono le pagine. Le pagine infatti sono a loro volta dei blocchi perché possono essere trasformate in altri blocchi. È un concetto un po' difficile magari per uno che non l'ha ancora visto, comunque andiamola a vedere. Digitando quindi il nostro slash e andando a inserire una pagina, vediamo che ci crea automaticamente una nuova pagina. Quindi scriviamo pagina interna 1. E in questa pagina possiamo scrivere quello che vogliamo, quindi inserire del testo. Perfetto. Ovviamente possiamo inserire tutti gli altri moduli che abbiamo visto prima, cambiare i colori. Per esempio, andiamo qua a cambiare il colore e facciamolo verde. Ok, che cosa succede quindi? Se noi andiamo a vedere sia qua che qua, possiamo tornare alla pagina di prima e vedremo che esiste un modulo, un blocco meglio, che è il blocco pagina, quindi che cliccandolo ci porterà direttamente alla pagina interna. Ma non solo, quello che dicevo prima, questo blocco può essere trasformato in un altro blocco con turn into e quindi si trasformerà totalmente all'interno della nostra pagina. Per esempio, cliccando su heading 1, vediamo che tutta la nostra pagina interna è stata trasformata in un blocco che ha come titolo il titolo della pagina. Torniamo indietro e annulliamo questa operazione. Un altro blocco molto interessante sono gli web bookmarks, quindi segnalibri web, diciamo. Ci permettono di linkare un sito web, ad esempio qua vado a inserire Leftmdils Italia e vediamo che si creerà questo blocco con un'anteprima del sito, un'anteprima della descrizione e ce l'avremo qua per qualsiasi motivo. Se vogliamo fare, non so, una lista dei siti o se vogliamo ricordarci un sito in particolare, lo possiamo avere nelle nostre pagine. Andiamo avanti con le nostre tipologie di blocchi per un blocco abbastanza semplice che è il blocco immagini e cliccando su image si possono appunto decidere di fare un upload dal nostro computer e inserire un link. Questo è interessante, per esempio, se un'immagine è ostata su un tool apposta oppure sul web, eccetera, si può richiamare senza doverla caricare oppure andare a prendere un'immagine da Unsplash, per esempio. E qua possiamo inserire questa qua e vediamo che piano piano si caricherà. Eccola qua. Sotto l'immagine possiamo mettere, come abbiamo già visto, una citazione, ad esempio, e quindi abbiamo veramente una serie di moduli diversi. A questo punto, una volta che abbiamo inserito diverse cose e la pagina è lunga, potrebbe essere d'aiuto andare a inserire un indice, un table of content in inglese. Quindi andiamo a inserire questo blocco. E vediamo che automaticamente Notion va a trovare tutti i nostri titoli e ce li linka automaticamente al nostro indice. Quindi proviamo questo qua ed ecco che ci porta direttamente qui. È molto comodo per le pagine lunghe, per le pagine soprattutto su mobile e potrebbe essere utile ad esempio inserirlo in un toggle, quindi indice, apriamo
possiamo trascinare questo indice all'interno del nostro modulo. Questo non ci serve. E così, se una persona ha bisogno, può aprire l'indice e andare a cliccare sul titolo. Se invece preferisce avere una pagina pulita, lo può tenere chiuso. Andando avanti, un altro modulo sono le callout, semplicemente è del testo che si vede un po' di più, quindi con un emoji, con uno sfondo, e può essere utile per dare degli avvisi, per far risaltare qualcosa all'interno della tua pagina. Una cosa invece molto importante, molto utile, sono i blocchi sincronizzati, quindi Synced Block. Questi blocchi ci permettono di avere lo stesso contenuto su più pagine e soprattutto di modificarlo una sola volta e vedere la modifica anche su tutte le altre pagine. Quindi proviamo a inserire, per esempio, un titolo con scritto Sync block, ciao, questo è un blocco sincronizzato. Penso che in italiano si dica così. Una volta creato, si può cliccare su Copy and Sync. Poi, per esempio, lo possiamo andare a inserire nella pagina interna facendo un incolla o semplicemente Ctrl V. Ed ecco che abbiamo il nostro contenuto. Se poi andiamo a modificarlo nella pagina 1, quindi magari possiamo andare a inserire un colore di sfondo rosso, ok, andiamo a vedere nella pagina interna che questa modifica si riflette su tutti i blocchi sincronizzati. Una cosa importante da dire sui blocchi è che possono essere modificati, quindi cliccando sui famosi sei puntini a sinistra, possiamo vedere le opzioni. Per ogni, diverso blocco abbiamo delle opzioni diverse, ad esempio il colore c'è un po' in tutte. Se andiamo a scegliere, non so, il bookmark, vediamo che possiamo anche inserire una caption, quindi sito di Lifetime Deals Italia. Ecco, oppure per la call out, anche qua possiamo inserire un commento, possiamo fare diverse cose. Per il blocco sincronizzato si può decidere di non sincronizzarlo più. Anche prima abbiamo visto con la pagina che un blocco può essere trasformato in un altro blocco. Facciamo un altro esempio. Questo titolo 1 lo andiamo a far diventare un bullet list. E ora vediamo che abbiamo qua una lista puntata al posto del nostro titolo e nell'indice si vedrà che è sparito il titolo perché l'indice va a prendere giustamente solo i titoli. Per questo video è tutto, ci sono altri blocchi ovviamente, vederli tutti quanti in un video diventerebbe veramente veramente lungo, però spero che ti sia utile per iniziare a creare le tue pagine su Notion con diversi blocchi, diversi layout e diverse funzionalità. Fammi sapere se ti va nei commenti se questo video ti è stato utile o lascia qualsiasi domanda che ti viene in mente. Se ti va, metti un like al video. Noi ci vediamo al prossimo tool. Ciao!